In almeno 30 province italiane, tra cui Arezzo, c'è il rischio che i fondi per l'assistenza ai rifugiati siano terminati. I pagamenti pubblici sono fermi al 31 marzo, come scrive il Sole 24 Ore, per i gestori dei centri di assistenza temporanea. Tutto questo, scrive il Sole 24 Ore, sta mettendo in ginocchio non certo le grandi società specializzate nel settore, ma le associazioni più piccole, comunque numerose e diffuse. La stima dei fondi necessari fino a fine anno è di 880 milioni, dei 5.906 centri di assistenza temporanea oggi in attività in Italia, almeno 3.000, dicono dal Viminale, sono gestiti da piccoli enti. L'erogazione dei servizi per gli immigrati dunque potrebbe bloccarsi da un momento all'altro. In alcuni casi è stato sospeso il pocket money, cioè i 2,50 euro al giorno che sono necessari ai migranti che vengono accolti. Al Ministero dell'Interno sarebbero arrivate già alcune telefonate di prefetti preoccupati, tra cui anche quello di Arezzo, sempre stando al Sole 24 Ore. E l'allarme su questo fronte arriva anche da Confcooperative Toscana. Le nostre cooperative non ricevono soldi dalle prefetture da 4 mesi. Se i ritardi perdurassero ancora, sarà difficile riuscire a garantire la stessa assistenza ai richiedenti asilo accolti nelle nostre strutture, dice Fabio Palmieri, presidente di Federsolidarietà Confcooperative Toscana. Nella nostra regione sono 25 le cooperative che si occupano dell'ospitalità dei migranti provenienti dal sud Italia. Complessivamente i richiedenti asilo accolti sono 2.350. La situazione, continua Palmieri, non può durare a lungo. Il rischio concreto è che senza risorse le cooperative non riescono a fronteggiare le spese e dovranno rinunciare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti.